penso aggiungere altro. Andrei a farvi un esempio su una cosa che ho trattato nei giorni, nelle settimane addietro tantissimo e che sostanzialmente è la spiegazione di quello che faccio io. E vi passo questo sito qua. Qua è importante capire. Qua è importante. Allora, questo e c'è il link qui sopra, lo leggete, ve lo salvate tra i preferiti. Queste sono delle simulazioni Monte Carlo, ok? Anche qui magari cercatele nel web se volete una spiegazione. Sostanzialmente la faccio breve. Qui rimescoliamo casualmente determinati numeri, ok? Allora io ho inventato per me stesso il gioco a somma zero. Mi è venuta in mente sta roba. Allora io qui metto 100 euro, va bene. Vinco il 50% le volte. Vinco 1, perdo 1. Numero di trade ne prende al massimo 1000. Mettete 1000. E numero di equity 100. Così è il massimo. Qui mettete il rischio fisso, non in percentuale, se no fa già appunto un'antimartingala. Pigiate e gli date modo di creare la vostra equity. Il gioco somma zero sta nel fatto che ovviamente è matematico che se voi una volta su due vincete uno e una volta su due perdete uno, alla lunga state dove c'è la linea nera. Ok? Benissimo, e fin qui nulla di nuovo e nulla di strano. Ora io vi do la dimostrazione matematica di quello che faccio da una vita. E l'ho fatto sempre per una questione di capitale psicologico, ma quando mi è venuta questa idea ho detto, cioè sono contento, cioè bravo Fabri, mi sono detto, cioè va bene così, cioè a posteriori avrei scelto questa cosa, dopo questa dimostrazione matematica, ma io senza saperla la faccio da una vita, quindi sono stato o fortunato o non lo so che cosa, ok? Che cosa vi sto per dire? Allora, partiamo al contrario. Come si fa a calcolare il gioco a somma zero? Farò di sicuro un errore perché mi dimentico sempre questo banale calcolo. Allora, supponiamo di voler dire rischio 1 e prendo 2, quindi qui mettete 2. Allora voi fate 2 più 1 che fa 3 e fate ovviamente 100 diviso 3 e quanto fa? 33,33 periodico. Voi mettete qui 33. 33 e pigio in start. Vediamo cosa viene fuori. Cosa viene fuori? Che ovviamente alla lunga, se non finiamo i soldi, se non finiamo i soldi, alla lunga vedete la media mobile, la media dell'equity nera sta sul conto di partenza. Quindi questo è il gioco a somma zero. Allora, ragazzi, io ripeto, vi dico quello che penso, poi a volte posso essere anche noioso, posso essere troppo aggressivo, non lo so, però vi dico quello che penso, ok? Poi voi ci ragionate, avete la vostra testa, confrontatevi con dei matematici, se non lo siete, con degli ingegneri e vedrete che è così, non si scappa da qui. Allora, cosa voglio dirvi, ragazzi e ragazze? Che se voi mi dite, o qualcuno di voi mi dice, Fabri, io rischio solo, io faccio solo quei trade dove rischio 1 per prendere 2, altrimenti non entro. Fino lì ci sto, ti ascolto. E vinco il 70% delle volte, o anche il 65%, però in genere mi arriva sempre il 70%, non so come mai. Vinco il 65% delle volte. Allora, una volta avrei detto dentro di me, porca paletta, questo qua o questa qua in senso buono. Porca paletta, è proprio bravo perché 1 a 2, 65, 70% delle volte, dove cavolo entrerà? No? Cioè, ovviamente ti soffermi sul trading. In realtà, ora vi sto dicendo, partite dalla matematica perché non è smentibile la matematica, fino a prova contraria. Allora, voi, una persona vi dice, io faccio solo i trade dove rischio 1 per prendere 2, vinco 65% delle volte. Pigiate la start qua. Benissimo, finito, ok? Allora, vuol dire che praticamente quando tu che mi dici che tradi così avrai fatto 1000 trade, ok? 200 trade, 100 trade, qua posso mettere anche 100 trade, non cambia niente, provate, cioè praticamente fai questo. Cioè praticamente vuol dire che da 1 a 5 anni probabilmente ti puoi acquistare il pianeta Terra. Non è credibile, ragazzi e ragazze, ok? Non è credibile. Quello che continuando a studiare, provando, facendo e disfacendo è venuto fuori è questo, è che più o meno si riesca a migliorare il gioco a somma zero moltiplicando la percentuale qui del gioco a somma zero, che la ripeto, 33,33, per
per 1,1 o per 1,2. Di più non ce la si fa sul lungo periodo. Cioè, quando tutto va a gonfie vele ci sentiamo dei fenomeni, no? Ma come fa la gente a perdere con il trading? Cioè, basta entrare lì, metti lo stop, vai a target. Cioè, ce l'avevo davanti agli occhi, sto trade qui non si poteva perdere. Quando invece comincia a perdere, comincia ad andare in paranoia, dici, cacchio, non ho più niente fermo sotto i piedi, non so neanche più se lunedì. Immaginatevi una settimana tutta di varianza negativa. Chi è che la supera? Ok? Non è facile, ok? Vi parlo anche per prove vissute, per esperienze della mia vita. Cioè, quando sono qui, non devo arrivarvi come quello che sa tutto, ma come una persona che dopo 21 anni di trading prova a condividersi. Chiaramente, è ovvio, vi do il mio pensiero, quindi ne cancello tanti che magari saranno i vostri. E provo a documentare le mie spiegazioni. Ok? Però ripeto, voi mantenete ovviamente la vostra personalità, le vostre idee, io vi dico le mie, voi le mettete insieme e ci ragionate poi con calma. Quindi questo non è credibile per me, perché vuol dire conquistare il pianeta Terra. Ok? Allora la bravura può essere gioco a somma zero per 1,1 o per 1,2. Ok? Ma 1,2 mantenuto anno su anno, preferisco dirvi 1,1. Allora cosa vuol dire? Che lo rifaccio, faccio 33,33 per 1,1 fa 36,66. Allora qui metto 36,663 e faccio start. Ok, ci credo che sei profittevole così. Questo è genuino. Questo qua assolutamente, se una persona mi dicesse Fabri, faccio solo i pattern per dire dove rischio 1, dove 1 può voler dire 10 pips per prenderne 20, 100 pips per prenderne 200, 1 a 2, no? Bene, e niente, allora e vinco circa il 36% delle volte, dico bravo, brava, stai facendo un equity o un trading che è profittevole, è bello, mediamente vedete si vince, poi se sei più fortunato, perché la fortuna e la sfortuna un po' impattano temporaneamente. Alla fine dell'anno no, però magari hai 2 o 3 mesi buoni, l'equity blu che sale così a bomba, e magari hai 2 o 3 mesi questa qua di color viola o qualcosa del genere dove ti difendi e non riesci a partire, poi parti da dopo. Quindi alla fine dell'anno mi aspetto che tutti vincano, rischiando 1 per vincere 2 e vincendo 36 volte circa per 100. E questo è genuino e credibile. Quello che abbiamo visto prima è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però vi dico di andare oltre. Guardate sotto. Guardate la Kelly, che ha un suo perché. Guardate anche i max drawdown, i drawdown medi. Guardate tutto. Però soprattutto guardiamo la cosa che più impatta a livello psicologico. Il numero consecutivi di loss. È questo, ragazzi e ragazze. Perché il drawdown può impattare in un certo modo, ma quello che impatta, come dire, subito la prima cosa che noti è ho perso una volta, ho perso un'altra, cazzo, la prossima vincerò o perderò, è quello il problema. Poi ti chiedi quanto hai perso per dire o quanto devi recuperare, ma ti auguri di fare il prossimo trade in vincita. Allora, se voi rischiate 1, voi rischiate 1 per prendere 2, siete bravi, sei bravo, sei brava. Vi dovete aspettare 24 loss consecutivi. Fabri è impossibile. Se voi non cambiate il modello in corsa perché non ci mettete, cosa che io faccio tante volte, ma questo compete al trading discrezionale. È questo che ti può dare il vantaggio rispetto al trading sistematico. Perché se il trading sistematico, provateci, fatevi se siete dei programmatori, un trading system dove gli mettete questo rapporto e vedrete che lanciate sull'equity di qualsiasi strumento vincerete. Non 36, ma 33%,33. Provateci e vedrete queste sequenze, ok? Quindi in realtà le vedrete più alte perché qui abbiamo già un po' di bravura, un 3% in più, 3,3 in più, ok? Quindi è impossibile, Fabri, che si perda 24 volte di fila. È impossibile perché evidentemente dopo che hai perso 5 volte hai mollato il modello, l'hai modificato, hai cambiato qualcosa in corsa, ma se lo segui religiosamente ti devi aspettare 24 loss consecutivi. Questo potrebbe essere l'unico episodio, ma se io ho un episodio da 24, vuol dire che ne avrò tanti da 10. E parliamoci chiaro, nessuno di noi riesce a fare 10 trade di fila in loss. Nessuno ce la fa. Nessuno. Allora arriva Fabri. Che cosa fa Fabri da una vita? Fa
Facciamo il contrario adesso. Quindi, anziché rischiare 1 per prendere 2, faccio il contrario, rischio 1 e prendo la metà. Chiaramente qui non sto mettendoci i costi. Allora cosa faccio? 0,5 più 1 fa 1,5. 100 diviso 1,5. E fa ovviamente la parte, il rovescio, no? Diciamola così, l'inverso. Quindi 66,66. Allora però scriviamo qua una tabellina. Rischio 1 per prendere 2. Oppure in risposta anche a delle mail. Ho bisogno di un trading più statico. Io ve lo dico chiaro e tondo, ragazzi, ragazzi. Se trovate un trader che ha una disciplina pazzesca, ok? Che non vi faccia subire più di 5-6 loss di fila, perché poi comincia difficile seguirlo, ok? Per chi trada il proprio modello può anche essere facile, no, facile no, però come dire, sostenibile, una varianza di 10 loss consecutivi, perché tradi anche una cosa tua, quindi ovviamente gli dai anche più fiducia. Ma io sto dicendo un altro esempio, se voi trovate un trader o una trader che rischiando 1 e vincendo 2 non vi fa subire una sequenza di più di 5-6 trade consecutivi in loss e rispetta sempre tutte le regole, eccetera, seguite quella persona perché diventerete multimilionari senza troppa fatica. Se invece parliamo del fatto che alla fine dell'anno il 90% bla bla bla, meno soldi eccetera eccetera, e allora capiamo questo e ci adeguiamo all'avversario con quella frase di Bruce Lee, che oltre a essere un atleta, anche è stato nei suoi tempi l'attore cinematografico più pagato al mondo, era anche un filosofo, e ha detto: segui la via della non via, abbi come unico limite il non avere limiti. Quindi se ci appoggiamo ad una elasticità mentale, chiaramente con delle regole, no? Tipo almeno provare ad andare da un livello bancario all'altro, perché da un livello bancario ad un altro ci sono 10, 20, 30, quindi è sostenibile provare a tenere duro. Ma qualora non ce la si facesse ancora, oppure si notasse qualcosa per dover intervenire, non bisogna essere rigidi. Quindi al livello bancario mancavano 7 pips. Sì, ma che candela ha fatto? Tre candele con le spike che ti danno contro. Chiuditi, ok? Domani è un altro giorno. Allora, se trovate una condizione di una persona che con una disciplina ferrea, rischiando 1 o guadagnando 2 per guadagnare 2, non vi fa subire 24 loss consecutivi, ma io direi già 12, sarebbe già bravo o brava, seguitelo. Ma secondo me non lo trovate. Poi sento in giro, giusto per completare, che qualcuno. Allora, qui mettiamo 24 loss consecutivi. Mi concentro solo sui loss consecutivi. Poi troviamo qualcuno che addirittura, lo rifacciamo, rischia 1 per prendere 3. Benissimo. Allora voi adesso lo sapete, chiaramente fate 1 più 3 fa 4, 100 diviso 4 fa 25. Ok? Poi siamo bravi, 25 per 1,1, perché non entriamo a caso. E quindi fa 27,5. Allora qui metto 27,5 e qua metto 3. Benissimo, lancio la simulazione. Ok, le equity vengono genuine e questo sale a 30. Ragazzi, ragazzi, cosa me ne faccio di un pattern che mi fa rischiare 1 per prendere 3? Che se arriva una sequenza da 30, sapete quante sequenze da 10 o 15 dovrò subire? È impossibile, non è sostenibile per me, ma non lo è per nessuno. Scusate se la dico così, ma cerco di essere un amico e quindi di parlare in amicizia, quindi dico quello che penso e la penso proprio così. E poi, voglio dire, sulle spalle, diciamo così, stavo dicendo sulla gobba, ma per fortuna no, ma sulle spalle. Gli anni sono quest'anno 21, ok? Non è poco, 21 anni, è la metà della mia vita dedicata al trading per adesso, ok? Bene, e questo non è sostenibile, neanche se siamo bravi. Allora, qui avevamo detto 66,66, 66,66 per sempre lo stesso valore di bravura, 1,1, vado a 73,32, 73,32, qua chiaramente vinco mezzo. Lancio la simulazione e quindi qua scrivo 0,5 a 1 e devo subire 9 loss consecutivi come sequenza massima. Poi la Monte Carlo la lanciate un po' di volte, ma dopo che avete fatto 5.000 simulazioni,
Vuol dire la lancio 5 volte, vedete che è 9, la rilancio, cosa mi darà? Mi dà 8, la rilancio, mi darà 7 o 10, e lì, capite, mi dà ancora 8, la rilancio ancora 2 volte, mi dà 9 e la lancio ancora l'ultima volta, avete fatto 5.000 simulazioni e 8 o 9, ok? Esatto, ciao Pietro, dopo il quarto o il quinto loss si incomincia già a dubitare della strategia, ma infatti la si cambia. Quindi ragazzi e ragazze, se trovate qualcuno che rischia uno per prendere due o tre, rispetta le regole, rispetta lo stop, il target, eccetera, fatemelo sapere. No, ma veramente, fatemelo sapere. Io da una vita faccio il contrario. Allora rischio mezzo per prendere uno. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosa e chiudo questo discorso, perché poi questo discorso lo vediamo dopo all'atto pratico, perché quando io ho un livello bancario come stamattina, mi fa il martello, entro short sotto il martello, al primo livello bancario sotto ci sono 8, 9, 10 pips e per prendermi questi rischio 20, sto facendo questo. Sto facendo questo. Questa settimana non ho vinto al 73%, ho vinto al 100%. Sarà anche così la prossima? Magari, ma anche se lo fosse, anche quella dopo? No, però non andrò sotto il 50%, salvo fare due trade, uno giusto e uno sbagliato. Ma facendo un po' di trading, difficilmente andiamo sotto il 50%. Mentre con questi modelli, impossibile salire sopra il 50%, ma veramente impossibile. Perché se trovate qualcuno, me lo presentate e facciamo chiedere tutti quanti i soldi a quella persona lì e facciamo altro. Tanto 1, 2, 5 anni, dipende dal capitale, siamo tutti a posto, ok? Bene, oltre a questo, ho finito il discorso, guardate cosa succede ancora sul gioco a somma zero. Quindi, come aveva detto tempo fa Michele, mi era piaciuta la frase, quindi questo è il vero segreto del trading. Ecco, se dobbiamo usare la parola segreto, non c'è il pattern segreto, non c'è il modello segreto. Il segreto è questa gestione, cioè rischia di più e prendi di meno. Perché? Ve lo faccio vedere qui, perché se io adesso quindi cancello, no? Poi andatevi a vedere questi numeri, eh. Ad esempio qui la Kelly mi dice che potrei mettere il 20%, con le gestioni precedenti non arriva a questa cifra, quindi è più sicuro questo modo di tradare. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Vostro amico dice 33,33 perché dice, un mio amico dice che vince 2 e rischia 1. Allora voi partite 33,33, lo sapete già. Lanciate la simulazione e guardate cosa viene fuori. Che un equity si brucia da qui. E un'altra si brucia da qui. Vedete che va a zero? Se ne bruciano due. Se io faccio che vinco 3 rischiando 1, quindi qui vado al 25, rilancio la simulazione, cosa viene fuori? Che il gioco rimane a somma 0, ma ho un equity che si brucia già ancora prima, una che si brucia qui e magari ce ne sono altre due o tre che si bruciano qui. Benissimo, cioè no, non va bene. Perché, ripeto ragazzi e ragazze, se siamo nell'anno dove ci togliamo le illusioni, allora togliamocele. Questa è la verità, ce lo dice la matematica, non ce ne sono altre. Questo è un discorso duro che magari smonta i sogni di molti di noi, ma è così, fino a prova contraria. Ok? Allora, se io invece faccio 66,66 e qua 0,5, lancio la simulazione, il gioco rimane a somma 0. E non ho nessuna equity bruciata. Questa qua che è la peggiore va al 30, quindi perde da 100, perde 70, no? E rimane ancora 30 e non brucio nessun conto. Ok? Poi, se non brucio nessun conto, capita una cosa, che se io facessi altri 1000 lanci, questa statisticamente potrebbe anche andare lassù. Ok? O almeno qui. Poi, dopo altri 1000 lanci, magari va anche lassù, perché se non finisco i soldi e faccio girare questo modello non dovrebbe bruciare nessuna equity. Quindi qua è stata, chiamiamola così, sfortuna, ma la sfortuna viene compensata dalla fortuna e quindi è solo questione di tempo e fare girare il sistema ritornerà in profitto. Gli altri che bruciavano le equity avete finito i soldi. Quindi salvo ricaricare il conto non possono ritornare in profitto. Ok? Qui e ho finito anche questo discorso qui, vi dico di trovare il buon senso, perché chiaramente qualcuno di voi avrà detto, allora se io prendo ancora di meno, rischiando un po' di più, va ancora meglio. È vero. Facciamo l'esempio dove, che ne so, rischi 1 e prendi 0,33. Allora voi fate 100 diviso
0,33 più 1, quindi 1,33, e quindi viene 75,19 di base, 75,19. Lancio senza bravura, no? Gioco somma 0 e vedete che l'equity peggiore rimane addirittura intorno al 50. Quindi certo che è meglio, no? Però vi chiedo per voi stessi di trovare la giusta quadra tra questo numero e che questi siano reali, riparametrati alla volatilità quotidiana. Mi spiego. Se io, quindi rischio 1 per prendere 3 volte di meno, no? Allora, non ha senso dire in intraday, io lo sto riparametrando l'intraday, non ha senso dire io entro per prendere 33 pips e ne rischio 100, che equivale a questo rapporto. Perché? Perché 33 pips in certi giorni vuol dire quasi vendere vicino ai massimi o comprare vicino ai minimi e tenere per più del 50% del range. Guardate, oggi l'euro dollaro non ha fatti neanche 60, quindi voleva dire comprare, vediamolo di qui un attimo, no? Voleva dire comprare euro dollaro per fare 33 pips, da qui è salito di 40, voleva dire riuscire a comprarlo qui e portarlo fino a qui. Non è così facile, no? Lo facciamo in diretta, non è che stiamo qui a raccontare le cose sui grafici fatti, le facciamo in diretta, quindi non è così logico. È lì che vi dico di trovare la logica. Allora, al contrario, non andrebbe neanche bene dire rischio 10 pips per prenderne 3,3, perché slippage, soprattutto slippage, vi rende, e velocità di mercato vi rende difficile prenderne 3,3. Quindi trovate la vostra quadra. La quadra giusta per me è uno stop loss intorno ai 20-21 pips, tutto compreso, cioè anche commissioni e spread compresi. E quindi io di fronte a 20-21 pips cerco di stare, qualche trader riuscirò a prendere anche 11 o 12, 11 o 12, qualcuno ne prendo 6 o 7, però cerco di stare tra gli 8 e i 9 pips. Quindi cerco di prenderne 8 o 9 rischiandone scusatemi, 20-21, ok? E quindi vi calcolate il tutto, eccetera, eccetera. Quindi con questa tipologia mi trovo bene. E questo è lo stop loss statistico, perché c'è anche quello tecnico. Cambiamo discorso.